Buonasera a tutti, riprendiamo allora oggi 16 febbraio 2021 il nostro discorso sul giovane Hegel, in particolare il periodo di Stoccarda e Guten Abend, also wir machen heute weiter mit Hegels Denken in der Stuttgarter Zeit, die Ausbildung von seiner Philosophie. Allora, vediamo subito il testo nostro. Ci troviamo quindi nel terzo stadio, tra poco dovrebbe essere visibile. Quindi il terzo stadio di questa prima fase. Si vede? Sì. Benissimo. Allora, die dritte Stadium, Malin, von dieser erste Phase. La negazione della negazione, di Zeit negazione. Allora, abbiamo visto l'altra volta come Hegel, in quella fase nello stadio precedente, aveva soprattutto riflettuto, concentrato le proprie riflessioni sull'Umgang, sulla, diciamo così, sulla frequentazione delle persone e di quali persone fosse particolarmente utile. Conveniente per un giovane intellettuale frequentare, e in particolare aveva visto nelle persone, diciamo, un po' più avanti negli anni, nei suoi maestri, e nelle persone da frequentare per accrescere il proprio sapere, per maturare, e come anche abbiamo visto l'ultima volta nella frequentazione delle donne, che invece abbiamo visto in quel testo di Campe che lui leggeva, il Teofrone di Campe sull'educazione del giovane intellettuale, si scriveva di stare lontani dalle donne, diciamo per un giovane adolescente stiamo parlando, lontani dalle ragazze e concentrarsi sugli studi. Lui invece dice che al contrario occorre frequentare le donne perché le donne aiutano l'uomo a diciamo, allontanare le scorie, così aveva detto. Abbiamo parlato molto di questo concetto, cioè un po' a, come dire, perfezionarlo, diciamo, a migliorarlo, a come vogliamo interpretarlo questo concetto hegeliano. Insomma, la cosa più importante è che aveva, del tutto in contrasto evidentemente con quella che era un po' l'epoca, aveva dato alla donna, ha dato già il giovanissimo Hegel, alla donna una funzione importantissima, fondamentale nell'educazione, diciamo, dell'umanità, perché non solo educa i figli, il che è normale, ma educa, diciamo, anche lo stesso compagno di vita, lo stesso, diciamo, questa era la sua, insomma, l'idea che lui aveva sviluppato. E quindi è sicuramente per l'epoca è una posizione, direi, molto, diciamo, all'avanguardia. E questo però era importante per il fatto che in sostanza, quindi, diciamo così, dato importanza alla Geselligkeit, alla socievolezza, lo stare insieme alle persone, e quindi lui era contro la solitudine. Questo libro, l'altro libro che leggeva di Zimmermann, un libro über die Einsamkeit, sulla solitudine, e lui quindi riteneva che per un intellettuale la solitudine non fosse la cosa migliore, cioè dovesse avere bisogno l'intellettuale di periodi di solitudine, importanti ovviamente diciamo, per lo studio, però poi dovesse anche coltivare gli altri esseri umani, soprattutto appunto questo tuo tipo, questo doppio tipo di frequentazione, le persone più anziane e le donne. Questo è il punto a cui siamo pervenuti l'altra volta. Ora velocemente lo sintetizzo in tedesco e poi proseguiamo con l'italiano. Also, Marin, ich habe jetzt zusammengefasst, was wir letztes Mal gesagt hatten, was du nicht da warst, und zwar Hegel in dem zweiten Stadium von dieser Phase. Der fragt sich, stellt sich die Frage, welche sind die besten, mit wem soll jetzt der junge angehende Intellektuelle verkehren, mit welcher Art von Menschen? Und weil er liest ein Buch über die Einsamkeit von Zimmermann, damals geschrieben, und er sagt, die Einsamkeit ist nicht gut für den Intellektuellen, er soll schon mit anderen Menschen, also Umgang mit anderen Menschen haben, pflegen. Aber wer? Er sagt, mit den älteren Leuten, insbesondere mit seinen Lehrern, meint er, und dann mit den Damen, mit den Frauen. Da haben wir letztes Mal gesehen, sie ist sehr interessant.
Weil er sagt, die Frauen, der Umgang mit den Frauen hilft den Mann, besser zu werden. Die Frauen erziehen sozusagen. Das war seine Idee, dass die Frauen, der Umgang mit den Frauen macht den Mann, hat einen positiven Einfluss. Also ich meine immer geistigen natürlich, Umgang mit den Frauen, hat einen positiven Einfluss auf den jungen Menschen, auf den jungen Mann, dass er besser wird, kultivierter wird, geflechter wird und so weiter und so fort. Das war seine Idee. Und deswegen ganz gegen seine Zeit, er gibt praktisch der Frau eine ganz wichtige Rolle in der Gesellschaft. Also das heißt, die Frau hat diese Aufgabe, nicht nur die eigenen Kinder zu erziehen, sondern natürlich auch der Mann macht das, aber die eigenen Kinder, normal, sondern auch selbst den Mann erzieht. Also die Frau ist da, die Frauen erziehen selbst die Männer. So haben wir gesehen letztes Mal, das war ganz wichtig für diese Begriffe der Geselligkeit und Glückseligkeit, haben wir gesagt. Also man kann glückselig sein, nur wenn man mit anderen Menschen ist, nicht allein. Deswegen auch, wenn jemand lebt in diesem geistigen, intellektuellen Milieu, da soll man trotzdem mit anderen Menschen leben, nicht allein. Auch wenn man sich der Philosophie widmet oder dem Studium, der Kultur, also der Vertiefung von wichtigen Inhalten, sondern trotzdem zusammen mit anderen Menschen leben. Quindi ho detto che in effetti, quindi per Hegel, per il giovane Hegel, a questo ci troviamo, erano le pagine del febbraio del 1786, quindi aveva 15 anni e mezzo, neanche 16 anni, e per Hegel, per il giovanissimo Hegel, sono fondamentali quindi questi due concetti. La felicità, quindi per lui è la felicità è importante, cioè anche per l'uomo che si dedica allo studio, anche l'uomo che si dedica allo studio ha bisogno di una vita sociale, altrimenti non può essere felice. Quindi cioè, la felicità è qualcosa di più ampio che non quella che può essere una vita dedicata al sapere. Ecco. E quindi la felicità si ha nel momento in cui la vita dedicata al sapere però viene completata, integrata dalle forme giuste di socievolezza. Ecco, questo è il discorso che ha fatto. E lui lo faceva ovviamente per trovare una via per se stesso, no? Era un processo di autoeducazione, abbiamo visto. Quindi un processo di autoeducazione nel quale Hegel fondamentalmente cercava una via di educazione per se stesso e nell'ambito di una società illuminata. Ecco com'è. E dopo vi consiglio anche un'altra lettura, non in riferimento a Hegel, ma in generale, su la vita intellettuale. Ora, in questo terzo stadio, ecco, voglio vedere un attimo, vorrei un attimo mettere la cronologia per avere un punto di riferimento più preciso. Mette il corso di Azube di cronologie, senta, secondo me, occa fitarienisch, senta se sentisse unter diese. Questa è la cronologia, vi ricordate? E erano i testi, l'altra volta che abbiamo letto, esatto, erano quella sulla preparazione alle esercitazioni per la promozione dell'eloquenza. Si era preparato il comportamento sociale, eccetera. Questi testi sono. Da sind die Texte, die wir letztes Mal gelesen haben aus dem Tagebuch. Dann gebe ich dir mal in, welche die Texte sind, gebe die ganze Angabe, kannst du lesen. Und natürlich habe ich auch die Aufnahme im Internet schon. Cioè anche la registrazione già l'ho messa su Internet per chi non fosse stato presente l'altra volta. Questo è molto importante per incominciare, per entrare nel mondo ideale del giovanissimo Hegel. Quindi lui riflette su questo, su questi concetti, felicità, illuminamento, eccetera. Ora abbiamo, andando avanti, nel Tagebuch, nel diario che voi avete, abbiamo altre varie annotazioni, sempre in questo periodo, e poi abbiamo un'annotazione che sono, diciamo, importanti, simpatica da leggere, ma non presentano un passo avanti. Cioè non presentano, dal punto di vista di Hegel, una riflessione che gli consente di aggiungere un concetto.
Questo ho cercato io di rinvenire nei testi. Quando è che si nota che Hegel ha fatto un passo in avanti intellettuale? Per questo sono i vari stadi. I vari stadi sono dei passi intellettuali. Dicevo male, ich habe versucht, in diese Chronologie zu merken, wenn Hegel einen Fortschritt macht, ein neue Gedanken erreicht. Und in diese Seiten, in diesen, das haben wir noch keine wichtige neue Gedanken. So, 11. März, 15. März, 18. März. Da du heißt dann, ich habe, glaube ich, die Geschichte, auch die Chronologie in deutscher Sprache. Aber das ist egal im Grunde genommen, das Datum. Haben wir dann hier einen wichtigen, 22. März haben wir einen wichtigen Eintragung in das Tagebuch. Il 22 marzo del 1786 abbiamo una importante annotazione che riguarda il concetto di felicità e poi, purtroppo senza data, ma abbiamo una parte di diario che è una paginetta che è collegata nel manoscritto a questa della felicità, però non, manca la data. Purtroppo quindi non possiamo, sembra appartenere a questa parte conclusiva del diario, però diciamo purtroppo manca la data, ma vedremo che concettualmente però segna il passaggio tra questa fase in cui Hegel soprattutto scriveva nel diario e la fase successiva in cui Hegel praticamente abbandonerà il diario, sono le ultime pagine del diario, e si dedicherà soprattutto a degli estratti. Per cui a scrivere questi estratti dei libri, diciamo, dai libri che leggeva. E riguarda il concetto di illuminismo. Also, Mari, diese Eintragungen sind wichtig, am 22. März und dann diese andere ohne Datum über den Begriff von Illuminismo, von Aufklärung. Das ist ganz wichtig. Allora, vorrei leggere quindi qualcosa ora dallo scritto, devo sempre ritornare nella visione centrale. Ecco, leggiamo allora qualcosa da queste due annotazioni del diario per vedere un attimo, diciamo, qual è il passo avanti che compie Hegel. Per ora abbiamo più o meno sintetizzato. Allora, prendiamo il... Quindi abbiamo il diario, abbiamo un attimo la cronologia, no, prendiamo un attimo. Allora, un attimo che devo caricare una pagina del diario. Eccolo qua. Il PDF mi dà qualche problema. Dite quando, se si vede. Ci siamo? Allora, 11 marzo, va bene. Se avete il testo iscritti giovanili, potete leggere. 18 marzo. E poi arriviamo a questa del 22 marzo. Quindi siamo, diciamo così, qualche giorno dopo le altre, quelle che abbiamo letto, che arrivavano, le annotazioni precedenti arrivavano fino al 24 febbraio, un mesetto dopo. Allora, leggiamo questa annotazione fino a questa parte qua, fino alla nota 5. Vai, Rosanna, vuoi leggere tu? Si riesce? Si vede bene, sì? Sì, sì. Da dove inizio? Qua, tutti gli uomini. Okay. Tutti gli uomini mirano a procurarsi la felicità. Salvo alcune rare eccezioni che pongono tanta elevatezza d'animo nel sacrificarsi per la felicità altrui. Tuttavia, io credo, anche questi non hanno sacrificato la vera felicità, ma solo dei vantaggi temporanei, fino anche la vita. Anche esse dunque non fanno qui eccezione, ma io devo innanzitutto definire il concetto di felicità, e con esso io intendo... Qui purtroppo, diciamo... Ma come? sul bello manca. Dobbiamo lavorare così, purtroppo. Allora, cos'è importante in questo passo? Anzitutto che lui chiaramente qua dice tutti gli uomini, anche quelli che si sono sacrificati per l'umanità, hanno cercato la felicità. Cioè, ha un concetto di felicità che va molto al di là
di quello che noi oggi forse intendiamo per felicità. Cioè, per lui la felicità potremmo definirla qui con parole che ovviamente non sono sue di questo stadio, ma forse magari potrebbero essere ferite all'Hegel successivo, però il concetto è quello, qualcosa come un'autorealizzazione. Per cui anche chi arriva a sacrificare la propria vita, come Socrate o Giordano Bruno, in questo sacrificio è felice nel senso cioè del compimento della propria vita, cioè nel raggiungere lo scopo della propria vita, che purtroppo presuppone il mettere da parte i vantaggi temporanei, addirittura la vita stessa come un vantaggio temporaneo. Cioè, mi sembra molto profondo qui questo concetto di Hegel della felicità. Ripeto, stiamo parlando di un giovane, di un giovane, però lui intende per felicità, e con questo intendo, e qua cerchiamo di lo dobbiamo definire noi, evidentemente non intende la felicità momentanea, quella che ognuno di noi, no, nella vita ha chiaramente ha vissuto, no, in particolari momenti, ma intende la felicità quasi potremmo dire in un senso kantiano, anche se qui non ha letto Kant, anzi il testo di Kant ancora non è uscito, quello della ragion pratica, è uscita, ma sicuramente non l'aveva letto, quello della metafisica, la fondazione della metafisica dei costumi. Ma qua intende proprio praticamente la felicità come qualcosa di elevatissimo, cioè la vita più piena che si possa avere per una persona, cioè quel che ognuno di noi ritiene essere, come dire, l'irrinunciabile nella propria vita. Per Socrate e Giordano Bruno, irrinunciabile era la fedeltà al proprio pensiero, erano le proprie idee. E in questo senso, non ci deve meravigliare che poi effettivamente Giordano Bruno, in punto di morte, dica: vi dovete più temere voi quello che state facendo che non avere io paura della morte. Perché non aveva paura della morte, perché avrebbe avuto più paura di una vita vissuta nella rinuncia al proprio pensiero, alla propria identità. Sarebbe stata quella una vita infelice. Quindi è chiaro che il concetto hegeliano di felicità qui è già profondamente filosofico, pur trattandosi di un ragazzino, insomma, però, come dire, per tutta la vita lui lo terrà a mente questo. Poi la prossima volta l'ho pensato di farlo la prossima volta, prenderemo dei passi del sistema che richiamano tutti questi concetti per far vedere come li ritroviamo poi nel sistema. Però ho pensato di farlo alla fine, cioè dove aver chiuso questi tre stati, questa prima fase. Quindi abbiamo questo concetto di felicità che mi sembra molto profondo e che per lui evidentemente è un punto essenziale di questa morale, no? Di questo orizzonte etico nel quale si muove, sempre ovviamente come si possa muovere, insomma, un ragazzino, no? Però in questo universo etico nel quale lui si muove, il punto fondamentale dell'etica è la felicità. Mi sembra a questo punto, come dire, indubitabile. Felicità che si può avere attraverso, abbiamo detto, anche la socievolezza, eccetera, ma che diventa il cardine dell'eticità, il cardine della felicità intesa in questo senso spirituale, cioè non felicità come la intendiamo, cioè magari in un senso materiale, tanto spirituale che addirittura può comportare la rinuncia alla propria vita. Questo ci dobbiamo. Quindi non so se è chiaro questo concetto, perché questo mi sembra fondamentale. Se c'è qualche cosa, qualche richiesta di chiarimento, abbiamo perso male, mi dispiace. Diciamo che lo definisce per contrapposizione, perché dice vantaggi temporanei, ci fa capire che per lui la felicità è uno stato perenne, cioè uno stato durevole che va oltre la vita, giusto? Che come dire, oltre alla vita, nel senso dopo la vita, è superiore alla Più vita, alla stessa vita. importante del Sì, concetto di. chiaramente. È questa Glückseligkeit, questa sorta di, noi potremmo forse definirla nella nostra lingua più serenità, con senso di completezza, Quindi non è un armonia sentimento. con se stessi.
è un sentimento anche, ma non è solo un sentimento. Cioè non è quel sentimento, cioè la sensazione, ognuno di noi ha vissuto, no? Quando, non so, io dico per esempio per noi che abbiamo qualche anno in più, quando è nato un figlio, per esempio, oppure quando ci si innamora, perché è nato da me, per dire dei momenti, no? E ci sono, quando si raggiunge un importante, un importante traguardo professionale, non so, quando ci si laurea, perché sono momenti, no, qua lo intende invece uno stadio, uno stato continuo spirituale, io non lo so, la pienezza di sé, cioè l'uguaglianza con sé, l'armonia con se stessi, di essere contenti di sé, come vogliamo definirlo? Questo. E allora se Socrate e Giordano Bruno avessero accettato di scapparsene, di andare via, di abbiurare nel caso di Giordano Bruno, non avrebbero avuto questa pienezza, questa contentezza. Cioè l'autostima non avrebbe una forma di realizzazione. Sì, realizzazione. Autorealizzazione. Di autorealizzazione. Sì. Direi che questo è il concetto più preciso. Che poi ritroveremo dopo, perché lo spirito non sarà altro che questo, no Antonio? Quest'auto manifesta, questo ritrovarsi in quel che si fa, nell'altro, non solo nell'altro essere umano, proprio nell'altro inteso quel che noi creiamo, quel che noi facciamo, no? Quindi nel far uscire da sé qualcosa, nel produrre qualcosa e nel ritrovarsi in questo qualcosa. Questa oggettivazione, possiamo anche definirla, dello spirito oggettivo, no? Lo spirito soggettivo si oggettiva. Quindi questo è. Dimmi Domenico. No Marco, perché quando tu hai citato Giordano Bruno e Socrate, più che altro è tra quello che voglio dire è, diciamo, è nel mezzo tra la domanda e la mia riflessione, perché sia Giordano Bruno che Socrate, quando loro parlavano appunto di felicità, in un certo senso se stiamo parlando appunto di felicità, loro lo accostavano non soltanto proprio alla felicità intesa proprio come non soltanto come completezza, ma proprio per di morire per la verità. Cioè è un tutt'uno, perché quello che diceva Socrate nel Critone, nel Fedone, diceva: guarda, io posso pure andare via a Sparta, posso andare anche a Sparta o a Tebe, però io tradisco me stesso, e quindi esatto. Ha a che fare con la verità. Sì. Giordano Bruno la stessa cosa, perché dice: io posso morire io, ma la verità non muore mai, in un certo senso. E questo è il leitmotiv di tutti i filosofi, insomma. Questo volevo dire. Sì, è giusto. E questa è la dimensione in cui siamo. La dimensione della felicità in cui riflette. Per questo vale la pena leggere il diario, perché entriamo pian piano, noi ci familiarizziamo con l'uomo. Con l'uomo, cioè con la persona Hegel, perché se noi non capiamo l'essere umano Hegel, come possiamo capire poi la sua filosofia dopo? Quindi dobbiamo capire l'uomo, cioè ora è un ragazzo, ma si sta formando l'uomo, no? L'uomo, l'essere umano. Quindi allora quindi non è un pensierino che troviamo qua e poi non lo troviamo più, l'abbiamo trovato prima, ritornerà dopo, è un leitmotiv, un motivo fondamentale, che poi chiaramente dopo diventerà eticità, assumerà temi, espressioni più alte, più elevate, no? Diciamo così. Però resta questo fatto della... Cioè l'origine dell'etica, per lui il fine dell'etica, per Hegel, l'elemento essenziale e irrinunciabile è la felicità. Autorealizzazione, come abbiamo detto, è fondamentale, è fondante. In questa, cioè lui stesso si vuole capire per se stesso, sta facendo un discorso prima di tutto a se stesso, non è che lui sta scrivendo per altri. Il diario è uno strumento attraverso il quale riflette e si convince, no? Posso fare una domanda? Certo. Di felicità, non ho ben capito il rapporto tra l'elemento soggettivo e l'elemento oggettivo, nel senso che quanto è personale il modo attraverso il quale si raggiunge la felicità e quanto invece c'è di oggettivo in questo modo di raggiungere la felicità. Cioè ci sono delle cose che sono per tutti fonte di felicità, oppure diciamo che la felicità è qualcosa di molto soggettivo, perché se viene intesa come sentimento, alla nostra maniera di intendere la felicità è molto soggettivo, quindi certo. Non penso che sia questo. No. Allora,
nel sistema maturo, lo vedremo poi la prossima volta, la felicità e la realizzazione dello spirito si ha nelle sfere dell'oggettività. Quella che il giovane Hegel chiamava la sociabilità, la convivialità, diciamo, con gli altri esseri umani, che poi saranno la famiglia, il lavoro, lo Stato, no? Le tre sfere dell'oggettività. Qui non è così avanti, no? Lui qui ha proprio elaborato il concetto, potremmo dire, generalissimo, ancora indeterminato, della felicità, che poi determinerà andando avanti, cioè il processo dialettico di determinare qualcosa che all'inizio non è determinato, non è un fatto solo della logica, è proprio la vita stessa, ma anche la stessa vita di Hegel va così. Cioè prima si formula il concetto proprio generale e poi andando avanti nei vari studi che farà, per esempio, tanto per dire, gli studi sul cristianesimo, allora il concetto dell'amore, no? Diventerà un elemento essenziale della felicità, no? E poi la famiglia, eccetera, andando ancora più avanti a Jena. Quindi, diciamo, ora ci troviamo qua con una determinazione, potremmo definire molto ancora astratta, ma non nel senso negativo del termine che ha poi dopo nella logica, molto universale, molto generale, no? Non abbiamo ancora un contenuto specifico. Quindi quel contenuto oggettivo di cui parli tu, qui manca ancora, verrà più tardi. Forse la capacità di essere coerenti. Questa anche appartiene alla cioè, riconoscere, sì, che c'è un pensiero e avere, perché un ragazzino giovane può anche incontrare dei momenti di difficoltà, cioè di... Certo. In cui non ha quella forza d'animo di sostenere coerentemente le proprie idee nonostante tutto e tutti, perché è pur sempre un adolescente. Forse questa sensazione di felicità è legata anche a questo. Certo. Comunque l'importante, abbiamo definito in modo molto generale questo. Cioè, mette al centro dell'etica, della morale, di questa riflessione che fa sull'uomo la felicità come un fatto irrinunciabile. A me sembra importante. Ma non intende la felicità nel senso dell'utilitarismo, dell'empirismo materiale, soggettiva. La intende qua già in un modo molto elevato. L'abbiamo visto, anche se resta molto incerto. Poi forse che poi non sappiamo, magari nella pagina seguente del diario l'avrà specificato. Qua ce ne dobbiamo andare per... confrontando le varie cose che ha scritto, però mi sembra che questa definizione che abbiamo dato ora, mi sembra che... Posso dire una... Certo. Allora, sulla questione della verità, in questo momento mi sta venendo in mente il colloquio fra Ponzio Pilato e Gesù, nel momento in cui Gesù, dopo essere stato prelevato e presente davanti a Ponzio Pilato, credo che lo stesso Ponzio Pilato affermi che cos'è la verità, in un dialogo piuttosto teso fra, diciamo, i due interlocutori. Quindi una tematica, potremmo dire, universale, che già risale alle Sacre Scritture. Poi effettivamente la felicità è un concetto che, quando è oggetto di una elaborazione più intensa, si percepisce come maggiormente pregnante quando è una felicità che proviene dalla propria condizione interna piuttosto che da appagamenti esterni, come quello che è il successo professionale, il guadagno, certo, in abbondanza e quant'altro. Quindi sotto questo aspetto non so se l'iter speculativo di Hegel porta a conclusioni simili, ma comunque per quello che per le letture ho avuto occasione di fare sulla tematica, insomma, un percorso di questo tipo forse porta ad una situazione di benessere emotivo più stabile. Sì, quello che poi potremmo definire in filosofia anche sapienza, no? Saggezza, alla fine. Sì. Il saggio aspira a questo, non aspira certo alla felicità momentanea, anche se un essere come tutti gli altri è anche contento quando ha il diritto a avere, sì, certo, momenti di felicità da un punto di vista soggettivo, come diceva Rosanna. No, non è che uno può... Però è chiaro che il saggio aspira a qualcosa di più. Però non sarebbe umano se non godesse in dei momenti... Benissimo, certo. Però amplia questa felicità, diciamo, a cui tutti aspiriamo, di momenti singoli, di eventi, infatti, particolari, la amplia, la integra con questa condizione. Per esempio, il carpe diem di Orazio non va limitato soltanto al godiamo l'attimo, nel senso di
come per esempio il film L'attimo fuggente, non so se ti è mai capitato di vederlo, interpreta l'idea oraziana del carpe diem soprattutto nell'ambito del godimento dell'attimo, brindiamo, beviamo, mangiamo fino a quando ci siamo in qualche modo. Però in realtà Orazio è un pensatore più profondo rispetto a questo, sì. Certe volte è stato equivocato. Lui dice restare nel presente e quindi restare nel qui e ora, quindi sotto questo aspetto ci può essere anche un'affinità con certi tratti di filosofia orientale, restare nel qui e ora, anche perché il futuro non esiste, è una nostra proiezione, e quindi considerare che l'attimo presente è l'attimo in cui stiamo vivendo intensamente, certo. Concentrarsi sul presente. Certo. Vabbè, qui ovviamente siamo in un discorso, ripeto, queste sono le pagine del giovanissimo, che giusto vabbè, restiamo per, in tema, certo. Poi la prossima volta, quando naturalmente faremo invece, prenderemo l'enciclopedia delle scienze filosofiche, il sistema, andremo a trovare il concetto di felicità che lo troviamo là e poi lo paragoniamo con questo, allora possiamo fare anche ovviamente delle riflessioni a quel punto di carattere sistematico, non storico. Qua però mi sembra, insomma, importante. Ora, l'altra abbiamo un altro po' di tempo, l'altro passo avanti che fare. E qua inizia, vero Rosanna? Sì. Qui, però inizia ora quest'altra paginetta, che è l'ultima significativa veramente del diario, in cui compie Hegel quest'altro passo avanti, a mio avviso, che non abbiamo una data, ma potremmo dire che va dal marzo del 1786 al periodo in cui poi terminerà il diario, poi magari ci leggiamo la sua dopo per vedere come trascorreva le giornate, dopo ce lo leggiamo magari insieme, pensavo per curiosità, che si conclude mi sembra il 7 gennaio del 1787, vabbè un altro file che mi ha mandato mio figlio. Allora, ora leggiamo quest'ultima paginetta, che è l'ultima a mio avviso significativa da un punto di vista filosofico. Rosanna, continua a leggere tu o vuole sì, leggere qualcun altro? Posso leggere anch'io. Beh. Registro qui, esatto, ma anzitutto devo premettere che cosa intendo per illuminamento. Qui, naturalmente, parlo solo dell'illuminamento mediante le scienze e le arti, limitatamente perciò alle sole classi culte. Delineare infatti una bozza dell'illuminamento dell'uomo comune lo ritengo assai difficile anche per le persone più dotte, e tanto più difficile specialmente per me, soprattutto perché non ho ancora studiato a fondo la storia da un punto di vista filosofico. D'altronde, io credo che anche questo illuminamento dell'uomo comune abbia sempre preso la sua norma dalla religione del suo tempo e che si estenda in generale solo ai mestieri e alle comodità del vivere. Secondo il mio intento, dunque, io parlo soltanto delle scienze e delle arti. E riguardo a queste, sono dell'opinione che esse siano fiorite innanzitutto nei paesi orientali e medio orientali, e che da qui si siano poi propagate sempre più verso l'Occidente, sebbene oggi si sminuisca giustamente, per quanto riguarda la filosofia, la grande fama della sapienza degli egiziani, resta tuttavia certo che essi, almeno per quanto riguarda le arti meccaniche e figurative, attinsero un tal grado di perfezione che ancora oggi si ammirano i resti delle loro opere d'arte, ed è assai verosimile che le grandi ed ampie ed ampie conoscenze pratiche fossero state già organizzate in una più rigorosa teoria. Benissimo. Allora, qui, in questa paginetta, abbiamo due metà. C'è mezzo sistema filosofico di Hegel, vi dico qua, nel senso che la prossima volta, quando poi faremo la comparazione col sistema, vedrete dei passi che sono restati identici anche dopo 30-40 anni. Allora, anzitutto qua dice registro qui, cioè metto su carta qui l'espressione proprio auf Papierbringen, metto su carta. Cosa? Cioè stava mettendo qualcosa su carta, cioè stava scrivendo qualcosa. Ma anzitutto devo premettere che cosa intendo per illuminamento. Quindi lui qui sta spiegando un concetto della cui definizione fa parte la parola Aufklärung, illuminismo o illuminamento. Perché dice lo devo spiegare, ma per spiegare questa concezione dell'illuminamento devo prima, o questa variante o questa forma dell'illuminamento, devo prima dire cosa sia l'illuminamento in sé, l'Aufklärung in sé, l'illuminismo in sé. Qui naturalmente parlo solo dell'illuminamento mediante le scienze e le arti, limitatamente perciò alle sole classi culte.
Delineare infatti un abbozzo dell'unimento dell'uomo comune lo ritengo assai difficile anche per le persone più dotte, e tanto più difficile specialmente per me. Lo rileggo perché è un po' fondamentale questo passo, soprattutto perché non ho ancora studiato a fondo la storia da un punto di vista filosofico. Quindi, l'interesse principale di Hegel qui è per l'illuminamento dell'uomo comune. Cioè, se noi ci ricordiamo quel che abbiamo detto all'inizio di questo, no? Di questa prima fase, quando rifletteva sul modo di vivere delle persone che erano ancora superstiziosi, o diciamo tempora mores, sono ancora oggi nel 1785 ci sono ancora persone superstiziose, e anche fra quelli che rivestono posizioni importanti nella società, non vi ricordate? Quindi qua lui praticamente riflette sul popolo, sulla vita di tutti, e si pone la domanda, la questione: come debba essere strutturato un illuminismo, un illuminamento che riguardi l'uomo comune, cioè che vada a intaccare questa superstizione, questo aspetto, diciamo così, della religione che considerava negativo. Però dice: io non sono in grado ora ancora, sono troppo giovane. Già è difficile per le persone dotte comprendere come si possa illuminare il popolo. Questo è il punto fondamentale. Figuriamoci per me che sono un ragazzo e non ho ancora studiato a fondo la storia da un punto di vista filosofico. Cioè, la filosofia della storia che avremo dopo. Quindi dice: ora però non lo posso fare. Ma è quello che lui vuole fare. Cioè, anche qui, Alfonso, per negazione, possiamo dire che quello che lui vorrebbe fare ora è delineare una modalità per illuminare il popolo. Guardate che il problema che abbiamo noi oggi è quello di estendere un illuminamento, la filosofia, no, per tutti, a tutti. È proprio, e avremo ancora di più in un mondo globalizzato, quando ci saranno a farne parte comunità che vivono ancora secondo la religione, anche spesso nel suo senso, diciamo, deteriore, no? Come superstizione. Pensiamo in un mondo globale. Quindi questo è il suo interesse. Estendere l'illuminismo, l'illuminamento, dai dotti all'uomo comune. Però dice: non lo so fare, non so come. Anche se qui ci dice, è vero che io non sono in grado di farlo, d'altronde però credo che anche questo tipo di illuminamento abbia preso sempre la sua legge dalla religione del tempo. Guardate che questo è Hegel, più tardi non sarà diverso, quando lui darà alla religione una funzione enorme nello sviluppo dello spirito umano. Che la religione ha aiutato l'essere umano a diventare cosciente di sé, cioè la storia della coscienza, come abbiamo per esempio nella fenomenologia dello spirito, nella teoria dello spirito assoluto, ha nella religione un elemento essenziale, l'abbiamo visto anche con Antonio, no? Quindi la religione, quindi qua, no, qua dice, e anche qui abbiamo il principio generale ancora indeterminato di quel che poi verrà dopo, cioè per questo mi sembra fondamentale questo. Quindi dice: io, secondo il mio intento, mi limito alle scienze e alle arti, perché purtroppo non ho ancora quelle conoscenze che mi rendano possibile di pervenire a un illuminamento, alla comprensione di come possa avvenire l'illuminamento dell'uomo comune, però il mio scopo ultimo è quello. Cioè il mio scopo ultimo è comprendere come si possa passare dall'illuminamento dei dotti, in cui in parte già, diciamo, le persone di cultura già ci stiamo arrivando in quel tempo, diciamo, già era una cosa che era comunque in azione, come poi si possa pervenire all'illuminamento dell'uomo comune. Questo è un'idea nuova rispetto a quello che abbiamo letto prima, è un'idea, mi sembra, molto importante, perché proprio qua è un programma lui sta facendo un programma, dice: prima devo comprendere l'illuminismo nel campo delle scienze e delle arti. Dopodiché, imparato, studiata la storia, eccetera, 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 passerò all'illuminamento dell'uomo comune. La seconda parte è scrive quello che poi scriverà nella filosofia della storia, cioè che la civiltà sorge a Oriente e poi pian piano si sviluppa, no, verso Occidente. Per cui dice: nel mondo germanico, però non intendeva ovviamente la Germania, il mondo nordico, si ha col protestantesimo, e poi ovviamente sarà la sua con la filosofia, si ha questa forma più elevata di, diciamo, di autoconsapevolezza. Ma questo lo scriverò dopo,
dopo parliamo di, insomma, qui siamo nell'86, quindi parliamo di 14 anni, 20 anni dopo, 20-25 anni dopo, a Jena inizierà a avere questa visione, diciamo, della completa della filosofia, della storia della filosofia. Però qua già c'è il concetto generale. Cioè il concetto generale della sua della filosofia della storia, cioè questo sviluppo da est a ovest, è incredibile, è scritto qui. Quindi, comunque non era questo il punto più importante che mi interessava sottolineare, bensì quest'altro, quello dell'illuminamento dell'uomo comune. Allora qui a mio avviso abbiamo, e così secondo me termina questo stadio, questo terzo stadio e questa prima fase, abbiamo un passo avanti significativo in cui Hegel dice praticamente, in sostanza, per comprendere come gli uomini possono essere felici in quel senso di felicità, per la quale la solitudine non va bene, se non per momenti della vita in cui c'è necessaria, ma poi ci vuole la socievolezza, lo stare con le persone giuste, per comprendere come possa avvenire questo ci vuole una forma di illuminamento. Cioè lui sta dicendo la superstizione non può portare gli uomini alla felicità. E la religione, che era collegata, ovviamente parliamo della religione dell'epoca, parliamo di quella, neanche lo poteva portare. Anche se lui dice, non di meno la religione è l'elemento essenziale per determinare la storia. Cioè, interessantissimo. Dice, da una parte la religione è ciò che accompagna l'uomo e rende possibile qui dice, l'illuminamento in qualche modo, la presa di coscienza. Dall'altra parte, nel suo tempo, dice, la religione che c'è oggi, vuole dire che fondamentalmente superstizione, non aiuta l'uomo comune a essere illuminato. Quindi, a mio avviso, qua già c'è, insomma, si presentano alcuni pensieri fondamentali, proprio una direzione di pensiero, che è quella, diciamo, che poi Hegel seguirà andando nei passi successivi, andando all'università. Allora, Mali, was du weg plötzlich, ja? Ja, Entschuldigung. Ja, kein Problem, ich versuche das hier zusammenzufassen, ich bin begeistert zu Ende. Allora, ora, prima di sintetizzare in tedesco, vorrei fare l'ultimo passo e poi sintetizzo in tedesco per Mali, quindi volevo un attimo prendere il testo che ho preparato, perché oggi abbiamo letto per abbreviare, diciamo, accorciare un po' i tempi, ho letto direttamente il testo, però qua, insomma, questo magari quello che ho preparato, ve lo invio e ve lo potete leggere, perché se facciamo un'ora non abbiamo il tempo di leggere, diciamo, proprio tutto il testo che io preparo ogni volta. Comunque lo preparo ugualmente, vedete qua ci ho messo il rinvio, no, ai testi, insomma, vabbè. C'è tanto, insomma, come al solito le note non ci fate caso, perché le note purtroppo sono solo in tedesco e anche un po' non, formalmente non esatte, perché quando metto insieme così, quando questo formato con la tabella non riesco a mettere le note per bene. Volevo da qui leggere, ho commentato, insomma, ci sono in rosso i passi di Hegel, ma l'abbiamo già detto tutto, quindi alla fine vorrei solo leggere la mia conclusione, così possiamo ritenere chiuso questa fase. Allora, io leggo qua, Malin, ich lese jetzt das hier, das ist mein Entschluss zu diesem Stadium, und dann fasse kurz zusammen. Per questo motivo, quindi, egli decise di condurre le proprie letture e riflessioni relative al collegamento tra illuminismo e felicità prima nel campo della scienza, per il motivo che abbiamo detto, che ancora non si sentiva. Dunque, dall'illuminamento attraverso le scienze, partendo dunque dall'illuminamento attraverso le scienze. Così è che non iniziò subito a redigere il progetto dell'illuminamento dell'uomo comune, cioè c'era proprio un progetto al quale stava lavorando, allo stato iniziale, soltanto perché voleva dapprima studiare la storia in modo approfondito e filosofico. Il suo obiettivo finale era però quello di realizzare un tale progetto relativo all'uomo comune e non solo alle scienze e alle arti. Ossia, si può quindi affermare che l'emergere della questione dell'illuminamento dell'uomo comune è stato molto probabilmente il contenuto principale del testo non datato. Il problema consisteva principalmente nella connessione del concetto di felicità con quello di illuminismo, come Hegel lo aveva definito, nelle annotazioni corrispondenti. A questo proposito gli univa due presupposti del suo ideale morale che stava emergendo in quel momento. La felicità come obiettivo principale e contenuto della vita umana, che di per sé include la socievolezza, e l'illuminamento come forma razionale di comportamento umano, che dovrebbe condurre a tale obiettivo, che sarebbe vuota da sola senza questo contenuto.
In tale contenuto concettuale sono quindi sintetizzate le idee principali di questa primissima fase dello sviluppo spirituale di Hegel. La richiesta di ragionevolezza della condotta morale e di felicità nella vita umana. Ecco, così io direi che questa fase si può concludere, chiudere così, che Hegel ha elaborato questo ideale di pervenire a un illuminamento dell'uomo comune, affinché l'uomo comune possa essere felice nel senso pieno del termine e ispirato da una religione, tra virgolette, quale poi non si sa perché lo scoprirà molto più tardi. Comunque deve essere in qualche modo una religione, anche se qui non ne parla Hegel, perché lui dice io ancora sono troppo giovane, non ho studiato la storia bene e quindi devo approfondire l'illuminamento solo nel mondo del sapere, delle scienze e delle arti. Guardate che quel che farà, perché poi dopo questo periodo Hegel, in effetti, il giovane Hegel, il diario termina, abbiamo solo alcune pagine poco significative in cui proprio registra le cose che faceva durante la giornata, e poi praticamente Hegel si dedicherà soltanto agli estratti, no? Quindi a leggere e a... Cioè, questo momento introspettivo terminerà così. Secondo me termina proprio perché lui ormai ha capito qual è il proprio progetto di vita, che è quello di pervenire all'illuminamento dell'uomo comune. Qua io lancio così un'ipotesi, un'idea che mi è venuta in questi ultimi giorni riprendendo queste carte che ho scritto qualche tempo fa. E a questo punto però si potrebbe dire che Hegel alla fine non è tornato nella propria vita a riflettere sull'illuminamento dell'uomo comune, perché Hegel alla fine è entrato da questo momento in poi nel mondo vero e proprio del sapere, no? Quindi diciamo della scienza, delle arti. Non è più uscito, se vogliamo, perché poi, diciamo così, darà vita alla propria filosofia e poi fu preso da altre cose, no? Negli ultimi anni fu combattuto, eccetera. E a questo punto allora mi chiedo, tutto quello che stiamo facendo noi oggi, questa filosofia per tutti, non potrebbe essere vista, e qua faccio una domanda, come quasi un riprendere l'ideale originario di Hegel è dire, dato che Hegel ha approfondito l'illuminamento nelle scienze delle arti e ci è riuscito, perché ci ha lasciato una filosofia della storia, una filosofia della religione, una storia della filosofia, una filosofia dell'arte, una filosofia della natura, una logica e una filosofia dello spirito completo. Cioè, lui ci ha lasciato il sapere per i prossimi secoli e per i prossimi millenni, come fece Aristotele. Ci ha lasciato un sistema. Io non so oggi come una persona come possa capire il mondo se non tramite il sistema di Hegel, almeno avere un minimo di convinzione. Dato che lui ha fatto questo, ma non è che forse proprio qui si radica l'esigenza odierna che già era con Marx, no? Diciamo l'idea, i filosofi finora hanno interpretato il mondo, ora dobbiamo cambiarlo. Cioè l'idea proprio di passare dalla fase, per così dire, conoscitiva, teoretica della filosofia alla sua realizzazione, a fare quello che Hegel già a 16 anni aveva già capito. Illuminare il popolo, l'uomo comune, cioè portare il sapere a tutti. No, questa è una domanda che vi pongo. Cioè, perché qua, insomma, che ci sia questo progetto mi sembra chiaro da parte di Hegel, almeno questo interesse a farlo. Va bene, allora, non so se ci sono domande su questa parte. Oggi dovrebbe essere più facile rispetto all'epoca in cui è vissuto lui. Certo, perché abbiamo... Non sono una scolarizzazione di massa, almeno parliamo dell'Ovest. Abbiamo il suo sistema, che lui non aveva ovviamente a 16 anni, e abbiamo poi internet, abbiamo tutta una serie di mezzi, ma soprattutto abbiamo il suo sistema. Se io oggi non avessi il sistema di Hegel, io dico, parlo per me personalmente, poi ognuno di voi può... mi metterei a fare quello che ha fatto lui. Cioè mi metterei a scrivere una logica. Ma perché non lo devo fare? Perché io sono soddisfatto dal lavoro che ha fatto Hegel. Posso individuare in alcuni punti, ovviamente, delle criticità, ma fondamentalmente io direi il sistema di Hegel risponde a qualsiasi domanda seria che si ponga oggi l'uomo che voglia comprendere il mondo. Ovviamente, diciamo, ampliato con la teoria dell'evoluzione di Darwin, eccetera, con la fisica einsteiniana e così via, ma fondamentalmente... Non ci manca il sistema di spiegazione del mondo oggi, almeno che non chiudiamo gli occhi, ma se li apriamo gli occhi non ci manca. Quindi voglio dire, alla fine lui ha fatto, cioè se lui voleva dare una sistematizzazione al mondo delle scienze e delle arti, intendeva il mondo del sapere, all'epoca mondo delle scienze e delle arti intendeva il mondo del sapere, diciamo. Secondo me l'ha fatto.
cioè lui ha realizzato quello che ha potuto fare. Diciamo, se non l'avessero attaccato, forse negli ultimi 15 anni, se ci fosse stata una situazione storica diversa, libertà, mondo aperto, eccetera, forse sarebbe pure potuto tornare all'isolamento dell'uomo comune. Ma ovviamente, dopo aver fatto il sistema, ha avuto soltanto 15 anni almeno di lotte, lo hanno combattuto sempre, quindi non ha avuto neanche la possibilità di pensare. Questo non lo potremo mai sapere, ma comunque sicuramente i tempi non erano. Tra l'altro, questo illuminamento dell'uomo comune è forse anche una cosa più, tra virgolette, semplice, una semplificazione di quello che ha fatto poi nel concreto Hegel, perché dovrebbe essere, diciamo, l'illuminamento dell'uomo dotto è chiaramente una cosa molto più profonda, molto più complessa di quanto non lo sia, certo, dare delle direttive all'uomo comune che, certo, tutto sommato non ha bisogno di andare tanto a fondo nel sapere, brava, no? Quindi Vedi come salvate il giovane di 16 anni, come è necessario, tra l'altro, avere dei criteri, certo, su cui altrimenti, certo, è l'anarchia, certo, no? Diciamo. Certo. Che poi, tra l'altro, in ogni società c'è comunque una maniera inconsapevole di intendere l'illuminamento dell'uomo comune, se credo. Perché, certo, in ogni società storica c'è sempre un ideale di uomo, un ideale, certo, di come deve essere l'uomo comune, qual è il dovere del cittadino e così via. Certo. Però probabilmente suffragato da un sostrato di elementi storici, la oppure religione, da elementi religiosi. Esatto, esatto, la religione. Ecco. Ma infatti lui lo dice, la religione. Però lui qua ha in mente qualche altra cosa, cioè, non sa ancora cosa, ma lui si mette in questa direzione, è come una persona che sta partendo. Lui sta partendo per un viaggio, e il viaggio dice: non sono subito in grado di darmi come meta l'illuminamento dell'uomo comune, mentre sono in grado di darmi come studioso, come meta l'illuminamento del dotto, cioè a livello delle scienze. Lì io sono in grado, perché mi metto a studiare, faccio un alto dalla mano, è quello che fece poi. È stato uno studioso per tutta la vita. Sì, scusate, intervengo di nuovo. Stavolta cercherò di essere più in tema. Allora, illuminamento presumo sia sinonimo di illuminazione, no? Insomma, non credo che... mi è capitato di leggere, forse una sorta di stereotipo, che l'idealismo tedesco ha forti addentellati con certo misticismo orientale. Quindi qui le conclusioni sembrano diverse rispetto al diario di Hegel. Vale a dire, l'illuminazione si collega alle scienze, quindi non alla metafisica, non a questioni mistiche e quant'altro. La metafisica rientra nelle scienze, quindi. Ah, quindi la metafisica rientra nelle scienze. Quando Hegel parla di scienze e di arti, intende il mondo del sapere. Sì. Il mondo del sapere. All'epoca, ovviamente, la metafisica, la filosofia, tutto, infatti avremo poi astratti, non parla di illuminazione nel senso, come potremmo dire noi, un po' così, basata su una rivelazione. Per esempio, insomma, c'era questa osservazione, mi ricordo la premessa a Siddhartha di Hermann Hesse, che era uno scrittore tedesco, sì, insomma, abbastanza prolifico, era più un letterato che ormai era anche filosofo, perché è stato fra l'altro paziente anche di Jung. Quindi, insomma, vedevo questo, mi ha colpito questo collegamento con le scienze, però tu mi stai precisando che c'è anche la metafisica compresa fra queste, diciamo, in questa visione ampia di tutto il mondo. Tutto sommato, allora, quel ragionamento che ebbe occasione di leggere non è totalmente, diciamo, privo di... Poi si riferiva anche ovviamente a Fichte e a Schelling, quindi non, sì, parlava dell'idealismo tout court, quindi no, ma ci sono degli elementi di misticismo presenti, però stiamo parlando sempre di Hegel dopo, no? del pensiero maturo di Hegel, ma sempre collegati comunque a un pensiero metafisico, a un pensiero, diciamo così, teosofico. Ne abbiamo già pure parlato qualche volta già, diciamo, di filosofia della religione, sì, ma ci sono senz'altro questi elementi. Però qui Hegel proprio, cioè forse il termine fuorviante può essere quello di scienze, perché quando usa il termine Wissenschaft, scienza, intende sempre non la scienza naturale, come intenderemmo, il sapere in generale, la scienza in generale. Qui fa parte ovviamente la metafisica, la filosofia. Va bene, non so se ci sono altre cose. Malin, tutti per lei, diciamo, jetzt nicht zusammengefasst, diese Teil über den zweiten Teil. Wir machen dann extra, ok? Machen wir das extra morgen und übermorgen. Eine Stunde wird Zeit auf Deutsch, da wird dann aufgenommen auch, für die Aufnahme, ok? Malin,
dass ich nicht, weil ich habe jetzt nur, weil wir sind zu Ende, weil wir müssen jetzt den zweiten Teil beginnen. Certo, ho detto che è un po' complicato con me, avendo un'oretta anche fare italiano e tedesco, per cui non posso poi, se non riesco sempre a tradurre subito, poi recuperare. Vabbè, c'è qualche altra cosa da dire su questo coso, o passiamo alla seconda parte? Mi sembra comunque che abbiamo fatto un passaggio importante avanti oggi, eh? Cioè, voglio dire... Per male non traduci, Marco. Lo faccio, ho detto che ci vediamo domani, facciamo in tedesco, e poi registro e metto su YouTube solo in tedesco. Diventa un po' stressante per me fare tutto velocemente, anche il tedesco. Quindi questo bisogna dirlo. Quindi soprattutto se come prima lei si è assentata e poi devo recuperare, ci vorrebbero 10 minuti per spiegare tutto quello che ho detto. Quindi per ora facciamo così. Stefano, vuoi dire qualcosa tu? No, giusto chiederti, hai nominato tre fasi, questa sarebbe la terza fase, no? Sì. Quali erano le due fasi precedenti, proprio così, in sintesi molto breve? Ah, sono tre stadi di una fase. Allora, la fase è questa generale. Aspetta, prendiamo un attimo e poi abbiamo finito. Voglio prendere un attimo la... Un attimo solo. Esatto, prendiamo qua. Questo fa. Allora, vediamo un attimo. Esatto. Dunque, Bildschirm. Stefano hat mich gefragt, welche sind die drei Stufen, die drei. Allora, noi, questo è il programma generale, no? Abbiamo detto. Allora, la fase in generale è questa qui. Quindi siamo nel primo periodo. Quindi siamo nel primo periodo. Erste Zeit von Hegels und Bacon. Allora, vediamo, qua nasce questo ideale religioso, ma lo vedremo. La prima fase, l'affermazione, è questo proposito di realizzare un illuminamento dell'uomo comune. Cioè, lui guarda, osserva il popolo, dice, nonostante ci sia ormai Aufklärung, questi non sono illuminati, e lui si pone questa... il proposito di illuminare il popolo. Però poi abbiamo visto, alla fine non si sente in grado di farlo, però questo è il proposito suo, diciamo. E fino al 7 gennaio è l'ultimo giorno del diario. Ovviamente le date sono indicative. Questa è la prima paginetta di diario e questa è l'ultima. Diciamo, è soprattutto il diario, il Tagebuch. Il primo stadio è quindi, in generale, interesse morale, interesse per la vita umana. Cioè, altri intellettuali magari erano interessati all'arte o alla natura, lui era interessato a capire l'uomo, potremmo dire, a capire l'uomo. Secondo stadio, individua la felicità come il fine della vita dell'uomo, lo scopo, e la socievolezza come il mezzo, cioè non si deve stare da soli, ma bisogna stare insieme agli altri, poi vedremo com'è. E il terzo è appunto, quindi capisce che per raggiungere questo scopo, per la felicità, ci vuole una giusta forma di illuminamento. Bisogna uscire dalla superstizione. Abbiamo visto che però lui ancora non si sente e quindi si dedica, diciamo così, allo studio delle scienze e delle arti. E così termina questa triade, no? Stefano, questa è l'affermazione, questa è la negazione e questa è la negazione della negazione. Quindi affermazione, interesse per la vita, negazione, nel senso non che non abbia più interesse per la vita, ma che individua il punto centrale, diciamo così, che è quella della felicità, soluzione o terza fase, praticamente la vita dell'uomo ha proprio centro la felicità, ma la vera felicità si può solo avere con una giusta forma di illuminamento per tutti gli uomini. Ecco, questa è la triade dialettica che ho individuato. Poi però magari la prossima volta possiamo approfondire anche questo aspetto. D'accordo, Stefano? Perfetto, sì, grazie. Quindi, diciamo, la prossima volta possiamo approfondire due aspetti. Uno, la dialetticità di questa prima fase, no? Se vi sembra convincente questa. Cioè, io ho cercato di trovare una struttura dialettica all'interno dei testi. Quindi, questo sviluppo logico. E non può essere che dialettico se siamo hegeliani. Quindi, bisogna una dialettica dei testi. E due, faremo un confronto con i testi sistematici. Cioè andremo a trovare, citare dei passi in cui sono proprio ripresi queste idee per far vedere la continuità, perché la continuità è un altro elemento essenziale della dialettica, l'Aufhebung, cioè il fatto che queste idee vengono pian piano, vengono migliorate da Hegel, cioè vengono sempre più
modificate, superate, ma nel senso di conservare. Vabbè, ora finiamo, altrimenti non ce la facciamo per la logica. D'accordo? Allora, per oggi abbiamo concluso, abbiamo fatto un po' di meno il tedesco, ma in Schuldigung, da solito vi letto, svenica, deutsche gesprochen aber, aber wir holen das auf. Wir machen das morgen, oder übermorgen. Wir zeigen und dann nehmen wir das auf. Allora, benissimo. Quindi, allora, per questa prima parte, altre domande le possiamo sviluppare la prossima volta. Terminiamo quindi la registrazione.